Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6 che apriamo con i numeri del bollettino. Quest'oggi in Abruzzo sono 44 i nuovi casi di Covid, il più giovane tra i contagiati ha 2 anni, il più anziano ne ha 59. Di questi 23 sono residenti in provincia dell'Aquila, 12 nel Chietino, 4 nel Pescarese e 2 nel Teramano, mentre uno dei contagiati proviene da fuori regione. Sono stati eseguiti nelle ultime ore 3.659 tamponi molecolari per un tasso di positività dell'1,2%. Nelle ultime 24 ore nessuno in Abruzzo è deceduto a causa del virus, 73 è il numero dei guariti, 5.114 sono gli attualmente positivi, 31 in meno rispetto a ieri. Di questi 98 sono ricoverati in ospedale in area medica, 7 in meno rispetto a ieri, 11 sono quelli in terapia intensiva, 1 in più rispetto a ieri e 5.005 sono quelli in isolamento domiciliare, 25 in meno rispetto a ieri. E inoltre al via le vaccinazioni nei più piccoli centri del Teramano. I comuni sotto ai 1.000 abitanti della provincia di Teramo si apprestano a diventare Covid-free. La ASL ha varato un programma per vaccinare la popolazione dei piccoli centri. Si inizia domani con Castel Castagna. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale perché oramai è ufficiale, il decreto è stato firmato dal Ministro della Salute e Speranza. Da lunedì l'Abruzzo sarà in zona bianca, il che significa che non ci sarà più il coprifuoco, varranno solo le regole comportamentali, come ad esempio quello dell'indossare la mascherina e del mantenere il distanziamento sociale. A Pescara, quindi, come nel resto d'Abruzzo, potrà ripartire la cosiddetta movida, si potrà tornare a divertirsi e a socializzare senza limiti d'orario, però sempre con quel senso di responsabilità. Il servizio è di Paolo Renzetti. Oramai ci siamo, poche ore e l'Abruzzo diventerà zona bianca. Lunedì 7 giugno non ci sarà più il coprifuoco. Inizierà a questo punto, assessore, il caso di dire proprio la stagione estiva vera e propria a Pescara. Assolutamente sì, siamo felicissimi di un grande risultato che abbiamo ottenuto con grandissimi sacrifici. Voglio innanzitutto dire e ringraziare la Regione, i comuni che hanno lavorato per questo. Se da lunedì saremo zona bianca, lo dobbiamo ai grandi sacrifici che abbiamo fatto, all'importante campagna di vaccinazione che ha visto l'Abruzzo protagonista, ricevere anche i complimenti dal generale Figliuolo, dai grandi sacrifici che hanno fatto le attività produttive e tutti quanti insieme, proprio perché per essere attenti al distanziamento, ai dispositivi di protezione individuale. Quindi innanzitutto un doveroso grazie e da lunedì finalmente, come giustamente dicevi, si parte con la vera stagione estiva. L'amministrazione comunale per una città come Pescara, che deve essere quella che noi, la quale noi immaginiamo una città che sia protagonista dell'intera fascia adriatica, l'amministrazione comunale ha sempre favorito le attività commerciali. Siamo in una fase delicata dove, voglio ricordarlo, la zona bianca impone comunque alcune regole fondamentali. Una su tutte, per esempio, continua a essere obbligatorio l'uso delle mascherine all'aperto, per fare un esempio. Quindi dobbiamo essere cauti perché la zona bianca non deve essere nemmeno un liberi tutti, ci devono essere delle regole. Però chiaramente va trovato un punto di equilibrio per una sana movida. Noi riteniamo infatti che in questo periodo dell'anno, per 4 mesi dell'anno, crediamo che Pescara debba vivere con delle regole, perché dobbiamo anche rispettare coloro che nelle zone vivono, i residenti, che devono comunque avere la possibilità anche in questi mesi di avere una vita tranquilla e serena con le proprie famiglie. Nel balneare, così la Capitaneria di Porto ha diramato le regole da tenere in spiaggia per un'estate in sicurezza e per vivere appunto il mare nel modo più corretto. Ripassiamole allora queste regole nel servizio di Stefano Recanati. Nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 30 settembre, la zona di mare fino a 300 metri dalla battigia è riservata alla balneazione. E questa è una delle regole principali emanate dalla Guardia Costiera di Pescara in vista di una stagione estiva in sicurezza. Per questo, in quella zona saranno vietati il transito di qualsiasi unità navale, comprese windsurf e kitesurf. Il limite acque sicure è la zona di mare in cui l'acqua non supera 1 metro di profondità e dentro la quale i soggetti non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione in condizioni
condizioni di maggiore sicurezza. Inoltre saranno vietati tuffi dai pontili, dalle piattaforme galleggianti usate come prendisole o dagli scogli. Per lo stesso periodo di tempo sarà vietato occupare con qualunque attrezzatura, lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, la fascia di 5 metri dalla battigia, al fine di assicurare il libero transito e il tempestivo intervento in caso di soccorso. Il provvedimento regolamenta la balneazione e lo svolgimento delle attività socio-ricreative lungo la fascia costiera dell'Abruzzo e del Molise. Per far sì che questo avvenga nella maniera più sicura possibile, saranno impiegati ogni giorno 15 militari sia in mare che sulla terraferma. Guardi, come sta andando lo possiamo dire tra qualche settimana, perché proprio ieri si è aperta la stagione balneare con le predisposizioni dei servizi di sicurezza, quindi dei servizi di salvataggio e dei bagnini. E noi siamo sempre pronti con i nostri mezzi e con le pattuglie a terra, pattuglieremo tutto il litorale insieme alle altre forze di polizia coordinate dalle locali prefetture, perché ricordo la direzione marittima di Pescara abbraccia l'Abruzzo, il Molise e le isole Tremiti, quindi abbiamo a che fare con varie prefetture e con vari dispositivi di sicurezza che attueremo al meglio per tutelare la cittadinanza, che sembra dalle prenotazioni che gli operatori commerciali ci hanno riferito siano molto cospicue quest'anno. Si può fare anche una raccomandazione allora perché sia una stagione in sicurezza e soprattutto tranquilla? Sì, le disposizioni di sicurezza sono contenute nell'ordinanza balneare pubblicata pochi giorni fa da noi, da Pescara, presente sul sito nostro della Guardia Costiera, dove sono precisate tutte quelle elementari raccomandazioni da fare alle persone che fruiscono del mare, quali mangiare poco prima di fare il bagno, oppure aspettare i dovuti tempi della digestione, quando si esce in barca e uscire sempre col giubbotto di salvataggio e sempre in compagnia, insomma raccomandazioni elementari che tutelano appunto l'incolumità dei bagnanti. Cambiamo argomento, bollette esagerate per varie utenze sono arrivate a diversi cittadini del pescarese. L'associazione Codici ha presentato un dossier e invita chi è alle prese con simili problematiche a rivolgersi all'associazione. Si parla di bollette pazze in questa conferenza stampa, voi volete parlare di un problema che è stato ravvisato da molti cittadini e parlarne come associazione Codici. Come voi sapete l'associazione Codici si occupa della tutela e della difesa dei diritti del cittadino, dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione, però in questo particolare momento di pandemia abbiamo ritenuto opportuno volgere le nostre azioni fondamentali su due settori, il settore dell'antiusura e del sovraindebitamento e il settore appunto delle truffe o le tentate truffe a discapito degli utenti cittadini, che molte volte si vedono proprio truffare da gestori falsi o finti che gestiscono i servizi pubblici, diciamo così, essenziali come l'acqua, la luce, il gas e la telefonia. Con questo sportello avete lavorato tanto e state lavorando tanto in questi ultimi mesi. Quali sono le problematiche che vi hanno sottoposto maggiormente i cittadini? Sì, l'Associazione di Consumatori Codici presenta oggi un dossier sulle bollette pazze e sui disservizi che gli utenti della provincia di Pescara hanno avuto negli ultimi 6 mesi, quindi nel periodo che va da dicembre a maggio, in merito alle utenze, quindi luce, gas, acqua e telefonia. Abbiamo gestito circa 200 pratiche di conciliazione e abbiamo ottenuto anche risultati importanti, perché siamo riusciti a far annullare circa 100.000 euro di fatture sbagliate e a far ottenere indennizi, quindi ristori economici, per circa 50.000 euro. Le principali problematiche che abbiamo riscontrato sono state l'attivazione di servizi e contratti non richiesti, l'addebito di costi non dovuti, la perdita della numerazione, l'interruzione dei servizi e fatture di conguaglio con periodi ormai prescritti. Ma l'Associazione Codici non si occupa solo di utenze, quindi di luce, gas, acqua e telefonia, ma si occupa anche di una tutela del cittadino a 360 gradi, perché noi ci occupiamo di sanità sociale, le banche, assicurazioni, frodi alimentari, garanzie di prodotti, tuteliamo il cittadino a 360 gradi. A breve a Pescara partiranno i lavori previsti per la demolizione e la successiva ricostruzione dell'edificio che ospita il liceo Marconi. Gli studenti effettueranno gli esami di maturità presso la sede del liceo Maior.
21. Il primo lotto, la cui gara scadrà il prossimo 17 dicembre, sarà utile a rendere già autosufficiente la scuola per tornare alla piena funzionalità. Il secondo lotto riguarda invece la terza torre, con la realizzazione di altre 27 aule per 59 classi complessive. La provincia di Pescara è al lavoro per garantire la piena regolarità degli esami degli studenti in altre sedi scolastiche cittadine. Bene, stiamo lavorando già da parecchi mesi insieme al preside, che lo ringrazio pubblicamente perché si è veramente messo a disposizione cercando con noi soluzioni migliori per i ragazzi, per affrontare questo esame di Stato nel miglior modo possibile. Quindi ringrazio il preside veramente con il cuore. Stiamo lavorando da tempo, come dicevo prima, per cercare di trovare la soluzione, ma soprattutto per mettere i ragazzi in condizioni di affrontare questo esame di Stato. E la soluzione per l'esame di Stato già l'abbiamo trovato, perché abbiamo trovato una struttura dove può ospitare le 12 quinte del Marconi con la segreteria, gli uffici di segreteria, dove abbiamo la garanzia totale per la connettività, perché la cosa importante era una struttura che garantisse questo per il bene dei ragazzi. E abbiamo fatto diverse valutazioni, diverse ipotesi, e poi la scelta è ricaduta sul Maior, perché lì ci dà quella garanzia necessaria a noi, al preside e a tutti. Dopo l'esame di Stato, Presidente, ci sarà da valutare anche il futuro di questa scuola. Sì, il futuro della scuola sicuramente stiamo già lavorando da tempo, e quando si prenderà una decisione condivisa con il preside, con l'istituzione scolastica, comunicheremo ufficialmente cosa si farà a settembre, perché adesso è in atto alcune situazioni, stiamo valutando a 360 gradi, ma stiamo lavorando per far rimanere la scuola ovviamente su Pescara, che questa deve essere la priorità, la garanzia, e di non dividere in tanti plessi. Quindi quando sarà ufficiale comunicheremo insieme alla scuola, al consiglio d'istituto, la decisione presa. Proseguiamo con la politica, rimanendo a Pescara. Il centrosinistra polemizza con l'amministrazione comunale per l'aumento delle tariffe sui parcheggi sulla Riviera per i bagnanti. Vediamo. Parcheggi a pagamento sulla Riviera, aumento delle tariffe, decisioni dell'amministrazione comunale di Pescara che fanno discutere, e fanno discutere anche il centrosinistra a Palazzo di Città. Sì, perché la Giunta ha annunciato che per il prossimo anno ha in mente di far pagare il parcheggio su tutto il lungomare, però ha fatto questo annuncio probabilmente per camuffare, per nascondere in realtà un incremento del costo da quest'anno dei parcheggi su tutto il lungomare, comunque in tutti i parcheggi per la successiva, con percentuali di aumento tra il 20 e il 50%, che sono degli incrementi notevoli, e la Giunta non ha spiegato il motivo di questi incrementi, perché nell'anno del Covid pensare che le persone possano spendere di più proprio quest'anno in percentuali così alte, beh, vuol dire forse non avere ben chiaro qual è la situazione della città. Fra l'altro, gli aumenti, noi diciamo, potrebbero anche essere giustificati se ci fosse un progetto alternativo di consigliare, invogliare le persone ad andare al mare con altri mezzi, che è un dovere di tutte quante le amministrazioni. Non è così, perché la Giunta ha annunciato che toglierà le rastrelliere da lungomare e non si sa bene dove verranno messe, e addirittura scopriamo che addirittura i monopattini, il costo dei monopattini è già da giugno è cresciuto a 40 euro come abbonamento mensile. Se con le biciclette non ci possono andare, con i monopattini non ci possono andare perché costano tanto, con le macchine costano tanto, quindi ci chiediamo quale idea ha la Giunta per consigliare i pescaresi come andare al mare. Dal prossimo anno accademico gli studenti avranno una nuova opportunità all'Università di Teramo. È stato creato infatti un percorso di studi unico in Italia che consentirà di ottenere in 3 anni sia il diploma di conservatorio che la laurea triennale nel DAMS. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. La Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo e il Conservatorio Statale Gaetano Braga hanno unito le forze e hanno siglato una convenzione per lo svolgimento di attività accademiche coordinate di formazione, ricerca scientifica e produzione artistica. Nel prossimo anno accademico 2021-2022 gli studenti avranno l'opportunità della doppia iscrizione con un duplice percorso triennale che garantirà il doppio titolo finale, il diploma di conservatorio e la
la laurea in DAMS, un progetto pilota in Italia. Siamo felici, orgogliosi perché questo rappresenta il punto di partenza, speriamo, diciamo, di una proficua collaborazione e integrazione tra le due istituzioni importanti che operano sul territorio. Quindi una grande occasione. Quanti iscritti avete all'istituto? Quasi 400 in questo momento. Noi pensavamo allo svilimento del numero degli iscritti vista la situazione, però non è successo questo, abbiamo avuto parecchie iscrizioni e speriamo che anche quest'anno possa andare così. Oggi è davvero una grande festa perché avviamo un progetto unico in Italia, è il primo esperimento di doppio titolo coordinato tra il DAMS di Teramo e il diploma accademico di primo livello in Discram della Braga. In 3 anni lo studente che vuole specializzarsi in ambito musicale potrà prendere quindi una l'area di tipo accademico teorico con una componente performativa che solo un conservatorio potrebbe dare. E finalmente la città di Teramo sta cominciando a capire che può essere veramente un grande laboratorio di punta in Italia, perché ci sono tante energie, ci sono tante professionalità, un ambiente abbastanza piccolo che consente di mettersi attorno a un tavolo facilmente, lo abbiamo fatto e oggi siamo qui a cominciare questo bellissimo percorso. Con l'anno accademico 21-22 avremo gli iscritti contemporaneamente in università e all'Istituto Braga che cominceranno con noi, un bellissimo progetto. Il Comune di Pescara ha dedicato una via all'artista Franco Summa, si tratta di una strada, una perpendicolare della riviera nei pressi del liceo artistico. Franco Summa ha una strada a lui dedicata nella città di Pescara. Questa mattina la cerimonia di intitolazione, sindaco, lei ha parlato di una scelta di cuore da parte dell'amministrazione comunale. Sì, intanto abbiamo mantenuto una promessa che abbiamo fatto di fronte al feretro di Franco Summa, che gli avremmo dedicato una strada perché lui ha rappresentato una parte della storia di Pescara e quindi meritava che ciò avvenisse. Poi abbiamo fatto anche una scelta di cuore perché non abbiamo scelto una strada qualunque, una di quelle vie da denominare, ma abbiamo scelto l'ultimo tratto di via Cadorna, quello che guarda il mare, che guarda la nostra spiaggia, perché Franco Summa è nato qui, è nato in questa zona, la sua arte si è sviluppata in questa zona, attorno al cenacolo del liceo artistico dove lui ha insegnato, suo padre passeggiava per queste strade, andava a pescare il pesce che poi riportava a casa per cucinarlo. C'è la storia in ognuno di noi e quando qualcuno ha una storia più storia degli altri bisogna metterla in evidenza, quindi questa strada è un pezzo di storia della nostra città dedicato a Franco Summa, perché Franco qui ci è vissuto e qui ha sviluppato la sua arte che poi si è estesa a livello internazionale. L'ho voluto mettere in evidenza perché le città poi crescono attorno alle idee dei cittadini, si sviluppano e quindi è bello quando si può mettere in evidenza tutto questo e credo che abbiamo anche inaugurato un modo di individuare le strade, non a caso, non per caso, ma dandogli un cuore, un'anima, un significato che poi sono quelle cose che caratterizzano le persone. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, un'altra settimana è trascorsa ma in casa Pescara non arrivano le decisioni sulle figure principali di direttore sportivo e allenatore. Intanto la Lega Pro ha diramato il regolamento per il minutaggio degli under, vediamo il servizio di Andrea Costantini. Continua a slittare la decisione sul prossimo direttore sportivo e sul prossimo allenatore del Pescara. Un'altra settimana è trascorsa con il presidente Sebastiani che sta proseguendo le sue riflessioni e sta vagliando tante ipotesi anche sul fronte di un rafforzamento societario e il reperimento delle risorse da far convogliare nel budget della prossima stagione. L'allungamento dei tempi fa proliferare la lista dei nomi sulle due figure, nomi che in alcuni casi sono stati effettivamente sondati, altri che non hanno avuto alcun contatto con la società biancazzurra.
Allo stato attuale i nomi in pole position restano quelli di Pietro Fusco e Gaetano Auteri. Fusco è in attesa di una ulteriore chiamata, ma il trascorrere dei giorni fa sì che il direttore sportivo, tuttora sotto contratto con la San Benedettese, si stia giustamente guardando intorno. In queste ore sono invece in forte ascesa le quotazioni di Paolo Bravo, attuale direttore sportivo del Sud Tirol, che è finito anche nel mirino della Cremonese. Bresciano ed ex calciatore, tra le altre, del Rimini, Bravo a Bolzano si è insediato nel 2018, ha lavorato anche con l'attuale tecnico del Venezia Paolo Zanetti ed ha fatto molto bene. Di recente c'è stata l'eliminazione dai playoff ad opera dell'Avellino. Bravo è ancora sotto contratto col Sud Tirol, ma piace tanto a Sebastiani e potrebbe essere la reale alternativa a Fusco. Anche Gaetano Auteri è sotto contratto con il Bari, ma non sarà confermato. Sul tecnico siracusano aveva fatto un pensierino anche il Palermo, ma nelle ultime ore sembra che il club rosanero opti per la continuità, ovvero la conferma dell'ex vice di Boscaglia, Giacomo Filippi, che ha fatto molto bene nel finale di stagione. È chiaro che fino a che non ci saranno firme sui contratti e annunci, tutto può succedere e tra i tanti nomi resiste, anche se in calo, quello dell'attuale tecnico Gianluca Grassadogna, del quale Sebastiani ha apprezzato la dedizione e la qualità del lavoro, pur avendo davanti un'impresa quasi impossibile da realizzare. Grassadogna che proprio oggi darà il rompete le righe d'accordo con la società, chiudendo le sedute di allenamento. Intanto, in vista della prossima stagione, la Lega Pro ha diramato i regolamenti sul minutaggio. Per ogni partita le società partecipano al riparto del fondo voluto dalla legge Melandri per l'utilizzo di giovani calciatori quando schierano under per almeno 270 minuti e fino a un massimo di 450. I giovani in questione saranno tutti quei calciatori nati successivamente il 1 gennaio del 2020, con possibilità di deroga per due calciatori del 99. Per fare un esempio base, un club ottiene minutaggio se schiera dal primo minuto e non sostituisce tre under, centrando la soglia minima dei 270 minuti. Un utilizzo del minutaggio fatto con costanza può portare nelle casse di una società anche mezzo milione di euro. Venendo al Pescara, la dirigenza dovrà stabilire se fare ricorso a questa voce, rinunciarvi o farne un utilizzo facoltativo. Dopo l'addio al Teramo, il neo allenatore del Pordenone, Massimo Paci, ha parlato della sua esperienza in biancorosso, del rinnovo di contratto mai formalizzato e anche dell'avventura in Serie B che ora lo attende. Ascoltiamolo. Ma allora, è una chiamata importante per me, non c'è stato niente che non c'è stata, cioè, nel senso, quando hai una chiamata da una categoria superiore naturalmente hai la massima entusiasmo nell'accettare, però sicuramente quando sono venuto qua ho capito che tipo di società ho alle spalle e che fortuna ho e che opportunità ho di lavorare con gente fortemente motivata a voler fare il massimo possibile e a voler tirare fuori il massimo da ogni componente del gruppo squadra Pordenone. E quindi questo carisma che appena sono arrivato ho incontrato, carisma da parte del presidente e di tutti i componenti che sono qui a Pordenone, mi ha colpito e mi hanno colpito sostanzialmente i valori che ci sono qui a Pordenone. E mi era stato proposto il rinnovo di contratto a gennaio, però poi con il presidente abbiamo parlato e ci eravamo dati appuntamento adesso in questo periodo perché per capire meglio quello che la società voleva fare, voleva programmare. Col presidente c'è stata sempre grande sintonia, una persona meravigliosa. Se io sono qua oggi è grazie soprattutto ai giocatori dell'anno scorso, è grazie soprattutto a tutte quelle persone che hanno lavorato insieme a noi, quella squadra invisibile di cui parlavo prima, che hanno permesso a me di lavorare nella migliore maniera, e quindi li ringrazio tantissimo, li porterò sempre dentro, perché comunque per me riuscire a tirare fuori il massimo dalle persone significa creare relazioni, e quando crei relazioni perché poi il calcio non è solo schema, non è solo, c'è tanta passione dietro al calcio e io credo molto in questa cosa qua, e quei legami che ho stretto l'anno scorso con giocatori, con dirigenti, presidente, sono cose forti che non passano, non durano 9 mesi. Mi ritengo fortunato ad aver incontrato certe persone meravigliose, e quindi è anche grazie a loro che sto qua io oggi. Adesso credo che questo per me come carriera è lo step più difficile, perché più sali di livello e più manca l'ossigeno,
e quindi io dovrò dimostrare. Abbiamo le bombe. Quindi io dovrò dimostrare di essere pronto per questa categoria. Io ce l'ho a bordo campo sempre, tutti gli allenamenti. Il presidente so che ha le bombole pronte, quindi. Ma le mie ce le ho io qua dietro, senti. E quindi la gavetta per me è stata estremamente positiva. Ho capito che la parte più importante sono i giocatori, la parte più importante sono gli altri. Non sei più te stesso, ma sei l'allenatore e hai la responsabilità su di tutti, ma soprattutto sul far crescere, sul far migliorare tutti i componenti con cui lavorano con te. Quindi bisogna avere la massima umiltà nell'essere predisposto a donarti, ad ascoltare soprattutto, che è una parte fondamentale del mio lavoro. Serie D dopo i recuperi, domani 31esima giornata di campionato che vedrà tornare in campo il Castelnuovo, seppur con molte assenze dopo lo stop per i casi di Covid. Ma sarà un turno contrassegnato anche dal ritorno del pubblico negli stadi in una percentuale del 25%. Jacopo Forcella. Il turno numero 31 del girone F di Serie D è contrassegnato dalla buona notizia del ritorno in campo del Castelnuovo, che seppure tra tanti problemi legati ancora ai contagi nella rosa della prima squadra riceverà tra le mura amiche il Tolentino, ma inevitabilmente lo farà con i Cerotti. Tante le assenze, ma la società neroverde, per cercare di permettere al campionato di terminare nei termini previsti, ha comunque dato la disponibilità alla LND, qualora fosse necessario e accettato dalle altre squadre, di disputare ulteriori turni infrasettimanali di venerdì. Un tour de force incredibile per cercare di venire a capo, discorso che vale per tutto il girone, di un campionato che ha già rinunciato per questioni di tempo alla disputa dei play-out e vede sempre più a rischio la disputa dei play-off. Intanto domani c'è la sfida coi Cremisi, che hanno nulla o quasi da chiedere ancora alla loro stagione, una volta archiviata positivamente la salvezza. In alto il campo basso, un impegno morbido con l'Atletico Porto Sant'Elpidio, che lascerà la categoria per tornare in eccellenza e di conseguenza la strada per la Lega Pro, per i rossoblù molisani, sembra ancora più spianata. Dovrà rispondere il Notaresco, che al Savini attende il Vasto Girardi in una domenica nella quale anche il pubblico, seppur in misura ridotta e contenuta, può tornare finalmente a respirare le emozioni di una partita di calcio di quarta serie. Sarà così per tutti i match, rispettando le disposizioni e con una percentuale massima di riempimento del 25% rispetto alla capienza totale. A Notaresco 200 tagliandi per i tifosi di casa e 50 per i tifosi ospiti. I rossoblù di Epifani sono a meno 8 dalla vetta e l'impresa è quasi al limite del possibile, ma onorare al meglio un altro grande campionato per il Notaresco è assolutamente d'obbligo per salvaguardare quella seconda piazza che occupa con pieno merito, dopo peraltro la beffa dell'anno scorso. Trasferta a Castelfidardo per Giulianova. I marchigiani reduci da un percorso oltre quelle che erano le attese della vigilia, ma l'11 di Bitetto, dopo aver trovato una struttura riconoscibile, sono in grado di andarsi a prendere la posta in palio piena. Anche considerando che a Monte Giorgio e Porto Sant'Elpidio giallorossi hanno già preso 6 dei punti che hanno in classifica. Altra trasferta, ma nel Lazio, per il Pineto, che al quinto Ricci di Aprilia cercherà di difendere e migliorare la quinta piazza attuale e con una gara in meno rispetto alle dirette concorrenti, anche per cancellare il recente scivolone interno nel match di recupero contro la Vastena. Mister, lo devo solo ringraziare perché mi ricordo che con la Juniores, un amichevole contro il Teramo, davanti a tutti quanti disse che da ora in poi io sarei diventato il capitano. Quindi lo devo solo ringraziarlo e devo puntare solo all'obiettivo. Veramente avevamo una mente più libera, però sapevamo comunque domenica ci aspetta una partita importante contro l'Aprilia, una buona squadra, e quindi siamo pronti per questa prossima battaglia. Veramente il mio primo obiettivo è quello comunque di crescere, perché comunque mi trovo in una società veramente importante, con obiettivi stabiliti, ben precisi, e comunque giocando anche con calciatori in cui hanno fatto campionati importanti come la Serie C, eccetera. Sicuramente mi aspetto di migliorare sempre di più. Di squadra abbiamo degli obiettivi ben precisi, che comunque quella di vincerle tutte, arrivare a fare più punti possibili e prima possibile ovviamente. A proposito di Vastese, proprio a Pineto, vista la squalifica dell'Aragona, i biancorossi di D'Addario proveranno ad avere la meglio della Cinzia Albalonga, formazione terza della classe. Impegno complicato, ma che
come per il Giulianova gli aragonesi possono affrontare senza Patemi. Infine gli arbitri: Aprilia Pineto a Stefano Peletti di Crema, Castelfidardo Giulianova a Valerio Bocchini di Roma 1, Castelnuovo Tolentino a Maxim Frasiniak di Gallarate, Notaresco Vasto Girardi a Stefano Raineri di Como e Vastese Cinzia Albalonga a Nicolo Rodigari di Bergamo. E questa era l'ultima notizia, tutti quanti i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube, sul sito www.tv6.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.